Sugli immigrati, accoglienza sì o accoglienza no a Saronno? Accoglienza no. 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 Perché no? Perché io non odio l'Africa. Dobbiamo accogliere o no questi immigrati? Sentiamo i signori, no, sì o no? Di già ce ne sono troppo. No. Ce ne sono troppo. No. 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 Lei? No. 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 Ma se sono tante è inutile che mica possiamo portare l'Africa qua noi. Oh. Accoglienza sì o no? No. 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 Lei? No. No. Ma non ci stanno. È possibile che 800 milioni di africani ci stanno in Europa? Non ci stanno. Perché vengono qui a comandare. Ma sono già qui. Ecco, allora io gli do una pedata nel sedere e li mando ancora al suo paese. Per me. Non me ne parla dei migranti, perché non sono quelli che vengono dove c'è la guerra. Sono quelli che vengono a rompere le palle qua, che ci sono gli italiani senza lavoro, che manca, e loro sono i primi, noi non contiamo più. Scusi, lei sta andando in chiesa? Sì. È la carità cristiana, l'accoglienza, Papa Francesco che ha detto accogliamo, apriamo le porte a queste persone che scappano dalla guerra, sì, dalle persecuzioni. Ascoltare a Padre Giovanni, a Papa Giovanni, dobbiamo Francesco. Anche Papa Francesco, dobbiamo anche metterli in casa, manca quello, manca quello. Se il Don vuole avere gli immigrati si rimette a casa sua, anche perché hanno il posto. Ma questa è casa sua, è delle suore. Si rimetta, ok. È delle suore, è la scuola. Ah, è ancora delle suore. Ma però chissà perché non li vuole nessuno.